Sì. Fai vedere. Viva Beethoven! Allora, toccate fuga! No, toccate fuga di Bach, il quale, essendo carico dei figli, poteva che toccare il culo in giro, perché in casa andava in giro a toccare i culi di queste maîtresse, capito, che frequentavano le chiese dove lui suonava queste toccate e fuga. Cari amici, noi facciamo vedere che noi abbiamo questo grembiulino, che non è il grembiulino massonico, e ci teniamo a dirlo, va bene, anche perché è proprio il grembiulino antimassonico, nel suo spirito fondamentale che abbiamo già illustrato più di una volta. Allora, entriamo subito perché nel vivo della questione, perché abbiamo due argomenti da dire, e siccome noi ci basiamo sempre sul concetto espresso dal grande Giovanni Papini, da Ardengo Sofici, da Giuseppe Prezzolini, da questi grandi della letteratura del pensiero italiano di inizio Novecento, e il quale Giovanni Papini scriveva: chi gratta la rogna altrui la sua rinfresca, noi vogliamo un po' cercare di grattare per quanto possibile. Sappiamo che grattando la rogna delle persone alle quali noi ci rivolgiamo ne esce fuori merda, però tutto sommato qualche spazzolino per pulire le unghie ce l'abbiamo. E partiamo da questo. Qui c'è, su uno degli ultimi numeri di Panorama, un ottimo articolo di quel grande inviato speciale che è Fausto Biloslavo, dobbiamo dire che è uno dei più competenti in assoluto. Sul terrore il califfo non vuole concorrenti. Allora andiamo a vedere di che si tratta. Qui ci sono dei vari disegni. Allora, voi vedetene qualcuno. Allora, il primo, Libia, no? Qui c'è scritto qua dietro, IS contro Fratelli Musulmani e Al Qaeda. Ok, anche Qaeda e quel. Come volete. Allora, e questo è il primo. Vediamo il secondo. Questo è esattamente il 2, IS contro Hamas. Eccolo qui, Siria. IS contro Hamas. Attenzione. 3. IS contro gruppi minori. 3. Contro gruppi minori in Egitto. Va bene? 4. Eccolo qui, IS in Iraq contro Al-Nusra. 5, IS contro talebani, Afghanistan e Pakistan. Ma se IS è contro tutti questi, è chiaro che l'IS è al servizio della CIA e di Israele. È così chiaro, ma più chiaro di così. C'è scritto qui. Sono loro. Guardate bene come stanno le cose. Gli hanno mandato i loro. Ma hai visto la foto del sovversivo dell'ISIS morto, che sotto l'hanno spogliato e c'aveva tutti come si dice, quelli che fanno i disegni sulla pelle. I tatuaggi. Cioè, tutti i tatuaggi americani. Ah, troppo bello. Sì, con tutte le scritte in inglese, certo. Con il disegno della bandiera americana. Ma scusa, ci aveva scritto Viva la Madonna? No. No, che cazzo, portate quello. No, God Save the Queen, allora, al limite. Sì, come quello, quella famosa barzelletta che tutti i nostri amici sanno, che la regina, no? Rompeva le noci con la fica. Col seme qui. Allora, questa è l'ultima cosa che vogliamo far vedere, perché è una denominazione logistica. Logistica molto bella. Geopolitica. Certo. Leggiamola perché è molto interessante. Molto interessante. Ma più che geopolitica, georeligiosa. Esatto. Perché lo faccio vedere? Per far vedere come l'imprinting americano è questa. Sì, sì. Questa è l'area. Quello è il concetto che c'hanno dell'Asia americana. Oh, questa è l'area che loro devono controllare. A partire dal 2000, un gruppo di studiosi statunitensi ha proposto di comprendere
sotto il nome di Medio Oriente, ecco perché non vale più, in teoria, non varrebbe più l'utilizzazione di vicino Medio Oriente, perché obiettivamente è vicino a noi quando noi parliamo di vicino Oriente, sì, a noi italiani. Tutti i territori che dal VII secolo ad oggi sono stati o tuttora sono sotto l'influenza della civiltà medio orientale araba. Che significa? Significa l'identificazione dell'islamismo come essenziale nemico di Israele. È scritto qua. Tra questi si annoverano, secondo una simile visione, paesi come Marocco e Algeria, Egitto e Sudan, ma anche la penisola iberica e i Balcani. Ricordiamocelo bene, cari amici, il discorso è questo, ma anche la penisola iberica e i Balcani. Quindi nella strategia generale del Pentagono, questa è l'area da colpire. Lo sappiano gli spagnoli, se lo vogliono sapere, se no sono cazzi loro, gli spagnoli e i portoghesi. E adesso veniamo al discorso di fondo. Noi consigliamo vivamente a tutti i nostri amici, costa anche veramente poco, tutti i nostri amici che sono interessati alle questioni bancarie, questo libro, facilmente reperibile ovunque perché l'editore è veramente ubiquitario. Ok? Assieme a questo ci sono tanti altri libri, in questo momento a noi interessa sottolineare questo libro qui, costa solo 13 euro ed è facilmente reperibile questo tipo di editore anche nelle grosse edicole, come lo è sempre stato. Prima però di fare questo invitiamo i nostri amici a farsi una bevutina di ferrocchina, ecco guarda qui, un po' di ferrocchina. Per sostenere... Non esiste più come prodotto, mi sa, non c'è più. No, si può ottenere come vuoi, perché è un infuso di china, sì, estratto di china, idroalcolico. Però in commercio sicuramente non c'è più. No, il ferrochina, Bisleri c'era, che era la... ma io non l'ho più visto da anni. No, la Martini, che c'era quella famosa pubblicità in cui veniva cantato come bei tempi dei Garibaldini, china Martini, china Martini. E allora veniamo a noi. Qui ci sono molte cose da dire, però noi ovviamente ci atteniamo ad una questione che riguarda una denuncia specifica che noi dobbiamo fare. Ed è una denuncia gravissima. A meno che non l'abbiamo già fatta. No, questa non l'abbiamo già fatta. Non parlo di una denuncia televisiva qui adesso. No, perché noi contro le banche abbiamo fatto tutte quelle possibili e immaginabili. Una denuncia che dobbiamo sottolineare come connivenza, come lavarsene le mani se non assecondare, e vi facciamo vedere come. C'è cascato anche questo autore, c'è cascato. Sì, ma vi spiego perché. Lo conosco Bortoletto. No, Bortoletto è in gambissima. Solo c'è rimasto, questi libri li fa per far capire le truffe che ci sono dietro ai rapporti tra le banche e i propri datori di lavoro, che non sono quelli che li assumono, ma quelli che fanno i conti correnti, che mettono i soldi nella banca. Quelli sono i veri datori di lavoro, dei dipendenti. Dovrebbero delle banche. Dovrebbero essere i padroni delle banche. Esattamente, dovrebbero essere i padroni delle banche. Tant'è vero che adesso cosa vogliono fare? Vogliono chiudere le casse rurali e delle banche cooperative. E vediamo un po'. No, ma la legge l'hanno già passata, Sì, certo. Adesso faranno la scalata gradualmente, la scalata alle azioni, certo, del consiglio di amministrazione, conquistano il consiglio di amministrazione e poi accorpano, fondono e quant'altro. Esattamente. Ringraziamo il buon Matteo Renzi, al quale, se potremo, a un certo punto gli faremo pagare i soldi che ci ha fatto fregare da questi suoi padroni. Allora, ma tanto noi confischiamo tutto, quindi non c'è problema. No, loro stiano tranquilli. Quando andremo a potere diventa tutto dello Stato. Primo atto. Tutto. Le banche diventano dello Stato come primo atto. Il Papa contro le banche. Il titolo è eccezionale, è di una bellezza estrema. Bello. Ma sai quanto è bravo suo Papa? Ma baciargli il batacchio. Il batacchio tutti i giorni. Come probabilmente faranno qualche suora lì. Don Torta, il parroco antiusura.
Fratelli, siamo arrivati al massacro. Inizia così un'omelia di Don Enrico Torta. Mio carissimo amico, parroco di Dese, un paesino nel comune di Venezia. Don Enrico è uno di quei preti che restano veramente vicini alla gente comune. Vuol dire che gli altri non restano vicini. È un prete di strada. Vuol dire che gli altri non restano vicino. Uno di quei prelati che ha deciso di battersi contro un sistema che definisce mostruoso, cannibale, pronto a inghiottire chi non riesce ad adeguarsi alle regole di un gioco riservato a pochi eletti. Bravissimo. Per lui le banche sono come il demonio. È la verità. Tutti i preti dovrebbero vedere anche, le banche. Anche perché così dice la religione cristiana. Esatto, secondo il cattolicesimo. Il cattolicesimo in genere, certo. Io ho un libro scritto da un prete intitolato Ecco il diavolo Israele. Se volete ve lo faccio pure vedere. Ammiro molto Don Enrico, mi sono spesso confrontato con lui e molte volte ho seguito i suoi interventi dal pulpito, i suoi anatemi scagliati contro l'ingiustizia, soprattutto quella bancaria. Don Enrico non si limita a dare buoni consigli, ad ascoltare, no, lui si getta nella mischia, cammina fianco a fianco a quanti reclamano il suo aiuto morale, si batte con loro. Di recente, l'ho sentito per telefono, mi ha raccontato la storia di un uomo al quale un colosso bancario ha messo all'asta la casa, nonostante un giudice avesse stabilito che i soldi che l'istituto chiedeva indietro non erano dovuti. Allora, domanda, ma Don Enrico, ma tu registri queste cose o vai davanti alla banca a reclamare in aiuto del tuo parrocchiano? O ti limiti a dire, oddio, che cattiveria, che cose brutte. Come fanno? Cosa mi tocca di sentire? I milioni di chattisti online che dicono, oddio, viva! No, io sono pro Grecia. Sì. E che cazzo vuol dire? Sì, appunto. Cioè, che vuol dire? Io firmo la petizione della Grecia. Ma qui c'è una responsabilità maggiore. Ancora. Perché lui è il pastore delle sue pecorelle. Certo. È inutile che si metta a fare le storie sull'altare. Deve andare col sonoro bastone in testa al direttore di tipo Don Camillo. Certo. Perché la saga di Gualeschi di Don Camillo è piaciuta e continua a piacere al popolo perché italiano? Vera, perché c'è un popolo, c'era un prete vero, un sanguigna, che noi non abbiamo più visto in vita nostra. No, ma devo fare una cosa che mi è venuta in mente adesso, devo raccontare una cosa che mi è venuta in mente. Allora, Forza Nuova, che a noi non è che sia molto simpatica per molti versi, sì, però ha fatto una cosa encomiabile proprio su questo livello qui l'altro ieri. Non so se hai saputo che c'è stata una storia di uno che aveva un garage a Pavia, che non utilizzava evidentemente da molto tempo. Sì. Fatto sta che un giorno va lì e trova che ci si erano insediati dei gruppi, non so se di Rom, comunque sì, extracomunitario o di altro, e ha cercato di far valere le proprie ragioni, l'hanno legnato giusto, santa ragione. Bene. No, a lui, il proprietario. Giusto, sono contento, così impara allora, a votare a favore di questo governo. La vicenda è andata sui giornali, è stato contattato da Forza Nuova e Forza Nuova con le spranghe e con le sante ragioni ha legnato per bene gli abusivi e si è insediato il vecchio proprietario e hanno saldato gli ingressi in modo che lui non lo utilizza, però è suo e ci fa quello che cazzo deve fare, pure niente. Io ci legavo 3 o 4 rom sulla Saracinesca sopra così, capito? A Monte Croce, capito? Andiamo avanti. Una vicenda paradossale al punto che Don Enrico ha quindi deciso... ecco, non bisogna aspettare la giustizia, bisogna farsela. Ma quando non c'è, quando non c'è, non c'è, la chiami e c'hai ragione dopo 14 anni. Esatto. Io vengo lì con 10-20 amici e te faccio un culo così. Come minimo. Certo. E poi bisogna stare attenti di vedere se non siano amici di Nicchi Vendola, in tal caso gli faremmo un favore. No, bisogna distinguere molto bene. Allora, questa è una vicenda paradossale, no? La banca ha messo l'assa quando il poveraccio era vincitore. Allora lì il poveraccio, ma tu sei vincitore, tu prendi un Kalashnikov, vai lì e spari, certo, per il Dio. Certo. Perché quando la giustizia... Al limite è
incauta manifestazione delle proprie ragioni. È naturale, oltretutto. Non è che sì, ma si è sbagliato, ma avevano detto al che massimo era un 2 anni. Ma avevano detto che era un gioco, era uno di quei cose che si fanno nei film, no? Io che sapevo, credevo che fossero dei proiettili di legno. Una vicenda paradossale al punto che Don Enrico ha deciso di rivolgersi direttamente a Papa Francesco con una lettera. Pensate, ha mandato una lettera al Papa, al Papocchio, al padrino, al padrino, il padrino, cioè, che Pope è padre, certo. Quindi padrino. Certo, Pope, 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 Satana Leppe, dice, avrebbe detto il grande, il grande, il grandissimo. Non è la prima volta che il parroco di Desio si rivolge al Santo Padre. Ma infatti lui, Pope Satana Leppe, è proprio questo. Ma certo. Cioè, la gente lo deve sapere. Perché io da ragazzo, quando studiavo, dicevo, ma che cazzo vuol dire Pope Satana Leppe? E invece è proprio, cioè, perché il Papa è il consigliere di Satana. Satana. Ma certo, ma ti immagini, basta leggere il libro di René Guénon, Esoterismo di Dante, e il libro di, Dante, di Valli, di esoterismo, esattamente, quanto ne vuoi, esatto, dentro Dante. Anche il libro di Valli sull'esoterismo di Dante, il libro di Valli sui fedeli, Dante fedele d'amore, ne abbiamo quanti ne vogliamo, sono solo sti coglioni che pensano che Dante fosse così un personaggio nato e vissuto così, sì, come capitano idealizzato, sì, certo. Non è la prima volta che il parroco di Dese si rivolge al Santo Padre. L'episodio dell'inseguimento da Venezia a Ravenna e della morte. Ah, no. Oltretutto, no, ricordiamo sempre che i rabbini di Venezia avevano messo sguinzagliato degli armigeri a inseguire Dante per ammazzarlo, una serie di sicari più o meno occulti, e al che Dante poi, per salvarsi, si è dovuto buttare dentro le paludi, certamente, dove si è beccato la malaria, certamente, e probabilmente la malaria o qualcosa del genere, certo, per cui poi se n'è morto a Ravenna. Don Enrico conosceva bene Maurizio. Dunque, non è la prima volta che il parroco di Desio si rivolge al Santo Padre. Io stesso ho ascoltato con le mie orecchie la lettura di una lettera di risposta avvenuta qualche tempo fa durante quell'omelia molto dura cominciata con le parole che ho riportato all'inizio. L'omelia è stata ispirata da un caso drammatico di cui si è anche sentito parlare al telegiornale, ma di cui probabilmente nessuno si ricorderà, e ti immagini. Se muore il cantante, sì. Se muore quello... Fanno la giornata della memoria. Poi. Se muore fanno quello... un servizio commemorativo di 3 ore. Se muore quello che ha detto che è andato a cantare al Biltelberg, quello lì è molto importante, capito? E invece questo qui è un poveraccio, uno che dava da mangiare magari a 50-100 famiglie, non conta un cazzo per lor signori. Durante quell'omelia molto dura, incominciata con le parole che ho riportato all'inizio. L'omelia è stata ispirata da un caso drammatico di cui si è anche sentito parlare il telegiornale, ma di cui probabilmente nessuno si ricorderà. Data la mole dei casi molto simili, tra loro il suicidio di un improvvito imprenditore di nome Maurizio. Don Enrico conosceva bene Maurizio, era un suo parrocchiano, una di quelle persone che si frequentano dalla vita, che si salutano per nome. Andiamo avanti, saltiamo tutta questa cosa, la chiesa era gremita di gente, cogliamo l'occasione per invitare gli amici a comprare questo libro importantissimo, dove dice tutto quello sicuramente che... Sicuramente è un cristiano devoto anche lui, Bortolotto. Ma è molto devoto... Ti mando la mia paterna e fraterna benedizione. Sempre col cordone da baciare. Allora, che cosa dice Don Enrico? Fratelli, siamo arrivati al massacro. Ormai ci sono migliaia di persone che ci sbarriscono e noi ci troviamo talmente rassegnati a dire peccato. No, tu non ti devi rassegnare e non ti devi nemmeno limitare a parlare dal pulpito, capito? Ai soliti parrocchiani. Devi fare qualcosa di più. Come Savonarola, esattamente. Vai lì e li stendi, ammazzate. È naturale, quasi non sia una cosa che appartiene a noi, ma ci appartiene perché noi siamo popolo di Dio, siamo fratelli e ciò che capita a voi capita a me, ciò che capita a me capita a voi. Bah, qui io non lo so se a lui si sia capitato quello che è capitato a Maurizio, il quale si è suicidato.
i presenti ascoltano attoniti ogni singola parola. Questa mattina dobbiamo sentirci vicini a Maurizio, ma Maurizio è già morto, e dire: noi non condividiamo questa società disumana, lo devi solo dire? Ho premesso che parlare di queste cose, e io lo faccio perché vogliamo far vedere la profondità dell'ipocrisia, è tutto lì il discorso. Sanno fare tutti a predicare bene, ma li vogliamo vedere tutti quanti sulle barricate. Ipocrisi. Ecco. Sotto crisis. Allora, li vogliamo vedere sulle barricate vere. No, ma crisis c'è un significato. Crisis significa crescita, in sostanza. E quindi sotto crisi. Trasformazione, tutto quello che ti pare. Certo. Noi non convidiamo questa società, noi vogliamo ribellarci, fare una ribellione di tipo morale, etico, così come l'ha fatta Gesù. Ma Gesù per Dio andava a prendere a frustate loro signori che avevano trasformato il Tempio in un mercimonio. Questo ha fatto Gesù. No, e dopo lo leggeremo, la falsità. Quello che dicono che sia stato Gesù. Gesù, nel mito cristiano, Gesù è un personaggio. Ma aveva delle valenze morali profonde, infatti, derivanti dal platonismo, dal neoplatonismo. È un vero. Quello che diciamo sempre noi. La ragione sta nell'azione, non nel solo pensiero sterile infertile. Due cose fondamentali. Gesù ha frustato gli usurai, i quali facevano l'usura dentro il Tempio. Ma guarda un po'. Secondo, Gesù ha detto che quelli che maneggiano i bambini, no? I pederasti, i pedofili, sarebbe meglio che si mettessero una mola da mulino al collo e si buttassero a mare. Questo ha detto Gesù, hai capito? Noi siamo tutti fratelli. 5.000 pedofili nella chiesa americana, solo in quella americana, conclamati e condannati, certo. non così per ipotesi. L'abbiamo detto, Gesù è stato ucciso per portare non la freddezza della legge a cui erano legati gli scribi, i farisei e i potentati di quel tempo, ma è venuto a portare l'amore, il perdono, la vicinanza a tutti i deboli e i poveri del suo tempo, ha vissuto sempre fra gli ultimi. Ma incazzato nero. È vero. Ma incazzato nero. Non lo fate anche voi. Certo. Noi abbiamo una società che invece sostiene i grandi e i primi e abbandona gli ultimi, lo sappiamo molto bene, col conforto della benedizione del Papa. Santa Romana Chiesa. E noi diremo come avvengono queste cose. Il silenzio è di nuovo pronto a essere rotto dalle parole di Don Enrico. Fratelli, non credo che dobbiamo restare indifferenti. Io credo che sia un atto dovuto a Maurizio, ma anche a tanti altri nostri fratelli, alla migliaia che nel silenzio se ne vanno dalla porta di servizio perché questo tipo di società li uccide. Allora, noi non l'abbiamo denunciata questa gente per istigazione al suicidio. Perché non lo fate anche voi? Perché come atto corale della chiesa, certo, della parrocchia, certo, di questa chiesa, certo, qui, quante non fate la denuncia. No, ma aspetta, per di più noi abbiamo sempre comunicato a tutte queste associazioni, a tutte queste istituzioni, l'atto di denuncia che facevamo, di partecipare anche loro. Non ci si è mai inculato nessuno. Oddio, tu hai detto non ci si è inculato, qualcuno ci provasse, no, voglio vedere, no, che gli facciamo, altro che Nichi Vendola. Abbiamo ormai una realtà che non è democrazia, è oligarchia, decisione di pochi, cazzo, l'hai capito? Adesso. Sì, appunto. Parole dure come il marmo. Guardate che non sono neanche 100 coloro che guidano l'economia di tutto il mondo. Ma cazzo, quanto tempo è che l'andavamo dicendo? Questo è il tenore del libro? No, questo è il tenore della conferenza, della omelia che ha fatto il prete. Miliardari sopra miliardari, e poi dall'altra parte abbiamo un'immensità, miliardi di nostri fratelli nella sofferenza e nella lotta, ma non in Africa, dentro le nostre fabbriche, dentro le nostre imprese, dentro le nostre piccole aziende che formano il tessuto connettivo di una società, certo, e tu che cosa fai oltre a fare l'omelia? E tutti i tuoi fratelli preti di tutte le parrocchie e le pievi circostanti, che cazzo fanno? Hanno convenuto con te, sono venuti con te a fare una manifestazione, avete fatto una messa nella cattedrale. Ma loro mangiano nel sistema, ma è quello che voglio dire. No? Io sto parlando di ipocrisia. E a tutti i livelli vediamo ormai che c'è questa prepotenza del Dio denaro.
davanti al quale tutti si inginocchiano, e noi stiamo diventando carne da macello per questa divinità che è un mostro. L'ho capito. L'ho capito. Fatto vedere i sandali da frate raccoglitore. Da sì, allora raccoglitore. Adesso ricordatevi, cari amici, che mi metterò pure un cordone. Ecco, stiamo a posto. Facciamo il fratello il laico, va bene? Ti va col fratello laico? Dice, e chi butta queste persone fuori casa butta fuori Cristo, perché buttare fuori una persona è la stessa cosa che buttare fuori Cristo. Perché non ci vai tu lì casa sua a occupare la casa e dire di qui non lo mandate via? Io e Davide siamo andati, appunto, contro 30 carabinieri in assetto da combattimento, con tanto di fucile e mitragliatore a tracolla. Esattamente. Poi abbiamo lo stesso destino di Giovanni Schiavon, un altro che si è suicidato. E qui abbiamo la lettera, la summa ipocrita di questo Papa. Perché la lettera? Barometto, questa, allora, facciamo una denuncia su questo. Sì, allora attenzione, la lettera di Papa Francesco, quindi c'è la Chiesa, il parroco che manda una lettera al Papa. Mi è sfuggita. Sì, ma è qui. Io l'ho letta per questo, che è sfuggita, perché non lo sa nessuno. Ah, ecco. A questo punto la gente è provata, perché lui un bel momento nell'omelia tira fuori la lettera del Papa. Uh-huh. A questo punto la gente è provata. Forse qualcuno vorrebbe applaudire, ma in fondo che cosa c'è da applaudire? Don Enrico resta qualche secondo in silenzio, forse per riflettere, forse per riprendersi dall'emozione, che in quel momento è tanta. L'emozione è quella di aver ricevuto la lettera del Papa. Eh certo, non quello del contenuto della lettera. Lo vedo trafficare sull'altare, sfogliare delle carte, poi prende in mano una lettera e sistema meglio gli occhiali sul naso. È il di Papa Francesco, dice sventolandola davanti alla faccia, verso i fedeli, la lettera del Papa, quello che sta sempre vicino agli umili, no? E se sta vicino, ti immagini, se ti manda una lettera, è la cosa più banale che ci sia, no? Carissimo Don Enrico, mi hai chiesto una parola di vicinanza e ti scrivo come un padre addolorato, che avverte un senso di impotenza di fronte a una volta, è un evento tragico. Andava letta questa lettera. Dai. Che ancora una volta in questo tempo di crisi tristemente si ripete. Il dramma che ha colpito il tuo amico e parrocchiano Maurizio e la sua famiglia, la moglie Antonia, le figlie Luisa e Giorgia, è certamente personale, ma anche sociale, e quindi interpella tutti senza eccezione. La sensazione è quella di assaggiare qualcosa di amaro, che già si era precedentemente gustato. Il dramma di Maurizio ci colpisce come qualcosa già visto, e allora in modo ancora più forte ci chiediamo, ma perché? Ce lo chiede lui. Ma lui non è in contatto con Gesù. Dovrebbe avere la risposta. O no? È lui il mandante. Questa vicenda ci fa avvertire la precarietà che i modi diversi alla fine non risparmia nessuno, imprenditori, impiegati, professionisti, commercianti, artigiani, operai. Peccato che noi non colpisce lui. Che non colpisce il Vaticano, ma è strano, è tutti meno il Vaticano. Siamo figli di una politica che percepiamo come maligna, tu la percepisci come maligna, che non riesce a porre l'uomo al centro ed è sempre finale. Lo andasse a dire ai Boy Scout che hanno gremito la piazza di San Pietro, andasse a dire queste cose invece di dire le solite cazzate. L'uomo al centro ed è sempre finalizzata di più al guadagno di pochi, mentre la famiglia non è il reale soggetto a cui fa riferimento, facendo trionfare così l'individualismo. Ma non sei stato tu che in concorrenza con lo Stato italiano avete fatto a chi faceva prima a fare l'annullamento del matrimonio, o no? Papa Francesco sferra l'attacco alla politica italiana. No, adesso i divorziati si possono risposare, sì, non sì, sapevi? Sì. Incredibile. Mascalzo. Le verità rivelate da Dio, sì, interpretate a secondo della situazione, sì, del momento, situazione. Della fase storica. Mascalzo. Qui, caro Don Enrico, penso anche, ma non solo, il lavoro fatto alla domenica per tante famiglie che modifica letteralmente la visione dell'uomo e dei rapporti familiari.
E intanto la politica, nonostante gli sforzi di molti, viene percepita come realtà distante, sempre meno amica del cittadino onesto e laborioso, tutta intenta a celebrare i suoi riti e impegnata a compiacersi dei suoi presunti successi. Ma è la politica del tuo figlioccio, Matteo Renzi, Boy Scout, è poi qui. E il rischio dell'antipolitica avanza, il rischio dell'antipolitica è quello che ti dà fastidio, perché l'antipolitica eliminerebbe le tue propaggini in questo infame regime italiano. Una politica che per un verso pensa di autorigenerarsi a colpi di lifting e per un altro indossa i panni del giovanilismo. Una politica che sparge frasi a effetto e slogan, ma queste cose non le dice Matteo Renzi, il Boy Scout Matteo Renzi. Una politica che è solo alla ricerca del consenso, ma va, che si esprime in passeggiate e strette di mano mediatiche, ce l'ha veramente con Matteo Renzi, che ha messo lui e i suoi uomini ha messo lui. Una politica che ha bisogno di twittare, perché non twitti anche tu, Papa Francesco, più volte al giorno, a colpi di banalità, e tu invece sì, tu dici delle cose serie. Ebbene, una tale politica si fatica a sentirla vicina. Allora, madonna, prima ti crei i tuoi uomini, prima e poi li metti al governo e poi dici che non li senti vicini. E ancora bergoglio sulla storia drammatica di Maurizio. Caro Don Enrico, sono fraternamente vicino alla famiglia di Maurizio, ma se sei vicino, perché non gli dai sorti? Quei tanti soldi che c'hai, quello schifo di economia usuraia che esponi tutti i giorni nelle tue chiese, non hai soldi da dare alla famiglia di un poveraccio che si è suicidato, preda dallo sconforto di essere stato turlupinato da questa società, perché la prima cosa... È l'avvilimento di essere stato turlupinato da questa società del cazzo, capito? Che il governo democristiano è come anda in Italia, o per meglio dire, peggio ancora, catto comunista. Prego per loro e se lo desiderano le incontrerò volentieri, sì, come no? Incontra, come incontrava le mamme di Plaza de Mayo. Ma tu che cosa facevi lì? Se andava a incontrare le mamme del parassito, ma tu cosa cazzo facevi? L'altro giorno, un ottimo programma di Giacomo. Bergoglio argentino colluso con i colonnelli generali. Allora, in un programma, non solo concluso, e con la comunità ebraica soprattutto, in un programma di Giacobbo ci ha fatto sapere che quando lui stava ancora lì ha salvato un tale... che era perseguitato dalla polizia. Allora, siccome noi la notizia di Giacobbo conta, ci va benissimo, sì, è vero, sì, ha salvato perché questo tale era il fratello di un suo prete, quindi l'intercessione del prete, dicevo, salvami almeno mio fratello, certo, ha fatto un favore al suo prete, non certo all'idea di aiutare chi lotta per la libertà e l'indipendenza, ma non è solo questo. Io sono convinto, e vorrei che qualcuno mi smentisse, che il viaggio che Bergoglio ha fatto guidando la sua macchina e portando questo ragazzo è stato sicuramente autorizzato, va bene? Che basta, ti immagini, a quei livelli? Ma ti ricordi che una volta chi si rifugiava nelle chiese non poteva essere carcerato? Sul sagrato della chiesa. Bastava entrare sul sagrato, perché? Perché c'era un'extraterritorialità che garantiva il potere assoluto della chiesa stessa. La dimostrazione del fatto che se tu vai nella chiesa, è successo anche durante il sacco di Roma da parte dei Goti, che tutti quelli, per accordi presi in precedenza con i pretacci, tutti quelli che si sarebbero nascosti dentro le chiese, non sarebbero stati ammazzati, cioè, quelli che non erano cristiani, e i Goti li hanno ammazzati. Ecco, questo è l'amore del prossimo. Questi, i preti amano il prossimo come se stesso, tradotto, perché quando uno dice ama il prossimo come te stesso, significa
che tu te stesso lo ami molto bene, il tuo prossimo è soltanto chi ti dà l'obolo e viene a farci dare la benedizione, capito? Quello è il prossimo, per i preti. O la perdonanza. Ecco. Allora, noi preti siamo chiamati oggi in modo particolare a condividere l'angoscia di chi si sente distrutto da un tempo di crisi perdurante, come se non avesse contribuito lui a farla venire. Però dobbiamo dire a quanti vivono tali dolorose situazioni di non cedere alla disperazione e di non perdere mai la speranza. No, no. Fin tanto che devo sperare in gente come Francesco I e nei banchieri, è meglio che la perdo la speranza. E a questo punto mi metto ad agire in maniera piuttosto notevole, o no? Dobbiamo dire alla nostra gente, con tutta la forza e la tenerezza di cui siamo capaci, lui è tenero, c'ha una faccia di uno che avrebbe il vero erede di Cosola, del grande inquisitore, del Bellarmino, c'ha la faccia che, anzi forse Bellarmino era ancora più bello. Disperazione non può essere l'ultima parola della vita, la disperazione ma gli hai fatta venire tu, Mascalzone. Non può essere l'ultima parola della vita di un uomo e di una donna, e che tutto per una visione del Vangelo solidaristica e fraterna. Sì, ma non è la tua. È la visione del Vangelo solidaristica è quella del Vangelo, ma non è quella di questa Chiesa. C'è rimedio anche se non si scorge la luce alla fine del tunnel. Cazzo, la devi vedere tu. Tu vedi Dio, no? Tu vedi Gesù, vedi Dio. Sai che vedi il destino di quelli che stanno dentro il tunnel? Noi infatti siamo il dono più grande di cui i nostri cari hanno bisogno, lo so. E allora, perché non fai in modo che questo dono più grande permanga per i cari, invece di fare queste omelie del cazzo? Cari amici, con voi piango, cazzo, lo vedo quanto piange. Con voi prego, con voi continuo a sperare, e tutti, ma in modo particolare Antonia, Luisa e Giorgia, abbraccio con affetto fraterno. Francesco, patriarca. Ora, terminata la lettura, dopo alcuni secondi di silenzio, saluto, esplode l'applauso della folla. Sì. Era meglio se ci mandavano il canterino a cantare, sì, che c'era l'applauso, era ancora più intenso. Certo. No? Quello che è andato al Bilderberg, parlo di quello che è quello più idoneo per andare a cantare nelle chiese, che per tutti i presenti risulta come un qualcosa di liberatorio. E non è liberatorio, perché voi credete che sia liberatorio. Cioè, lui si è suicidato. Chi andava a cantare nel Bilderberg? Ha rilasciato una dichiarazione. Albano? No, Albano era presso la Siria. Sì. È uno di questi romani. De Gregori? No, no. Quello che canta con la voce in falsetto. Giovannotti. E mica romano Giovannotti. Vabbè, sono sbagliato io. Giovannotti è andato al Bilder. Ah, è vero. E rilasciato... No, ma che canta quello? Quello è un cialtronaccio. Lascia stare. Ma non c'ha voce, non sa cantare, è suonato. Giustamente l'hanno mandato, siccome è un uomo di successo, gli hanno mandato a mandare un certo messaggio. Input. Un certo messaggio alla folla. Ed una al Volgo. Al Volgo. Attenti che poi questi del Bilderberg, dai. Ma mi sa che non è che gli ha fatto molto, molto vantaggio raccontare quelle cose. Vabbè, lui è stato ingaggiato. Gli hanno dato quel 4 miliardi. Ma si è bruciato una carriera, Gli hanno dato quel Secondo me si è bruciato una carriera. Può anche darsi, gli hanno dato un miliardino a copertura. Allora, Don Enrico non si scompone, ripone la lettera tra le sue carte, sorride e una volta tornato un silenzio più leggero di prima conclude il suo discorso. Dobbiamo tutti insieme alzare la testa e cominciare ad avere indignazione. Ah, adesso! Adesso hai l'indignazione! Dopo che ti ammazzano uno dopo l'altro i tuoi parrocchiani! Della nostra vita e queste condizioni, perché la vita è più importante di tutto, te credo. Capito? Credo, e concludiamo, perché dice allora, voi siete contro la Chiesa, giammai, or su via viva Dio, ma perché, che cosa dice la Chiesa? La Chiesa dice così, allora che è sto Gesù mite e uno, noi abbiamo detto che è il contrario. Bastonava i ruffiani e giustamente, oh,
a meno che dice, non ci vengono a dire che il Vangelo è falso. Ma se il Vangelo è vero, i miti raccontati dal Vangelo sono la verità. Quindi Gesù bastonava chi bastonava? I rompicazzo. Bastonava gli usurai che si erano impossessati del Tempio. Esattamente come adesso. Quindi io che voglio fare la vera imitazione di Gesù andrei lì a bastonare il signor Francesco. Esattamente. Leggiamo alcune cose qui, perché queste invitano, perché il Papa, che cosa ha fatto il Papa? Ha fatto un nuovo come si chiama? Giubileo, no? Extraordinario, extraordinarium. Sì. Extraordinario jubileum. Hanno bisogno di soldi. Ma poi... devono anche aiutare l'amministrazione comunale del PD di Roma. E no, alcune cose vanno dette. Allora, il giubileo è della misericordia. Che significa? Che noi dobbiamo essere misericordi, non i banchieri. Noi dobbiamo essere misericordi. È particolarmente importante in questi mesi di preparazione al giubileo della misericordia fissare il nostro sguardo sul cuore misericordioso di Gesù. Il Papa con la bolla di indizione Misericordiae Vultus, niente meno, e ne abbiamo trovato un altro di volto. Cioè è quello della sindone o è quello della misericordia? Che poi la misericordia, ricordiamoci, era composta, erano quelli che accompagnavano al rogo i condannati, no? Per eresia. E questi misericordi che li accompagnavano, l'avessi mai sentito uno che si indignava per la schifezza delle porcate? Si limitavano solo di accompagnarli recitando querimonie, recitando litanie del cazzo, rompendo i coglioni a un poveraccio che ci aveva da pensare per conto suo, capito? Queste sono le misericordie di queste teste di minchia. Come il volto della misericordia dei padri. Nella parola misericordia il mistero della fede cristiana trova la sua sintesi e si è fatta visibile nella storia attraverso Gesù di Nazaret. Il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ma non è vero per niente, Cristo non è mai stato lento all'ira, perché di fronte ai peccatori veri si colpisce. Si adirava, si incazzava giustamente, come è umano. No, è giusto che sia così. Lento all'ira e grande nell'amore, ha mandato nella pienezza del tempo il suo figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare al mondo il suo amore. Gesù con la parola, con i suoi gesti e con la sua persona rivela la misericordia di Dio. Papa Francesco vuole aiutarci a fissare lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segni efficaci dell'agire del Padre. Ma devo finire, perché bisogna spiegarlo. Ma per quale ragione ci troviamo in questa situazione? E c'è scritto qui. Cesar Augustus. C'è scritto qui. E che cosa c'è scritto? La ricongiunzione eccola qui, tutte le balle che racconta questo Papa, le lacrime di coccodrillo sul muro del pianto, sul muro del riso e sul muro dove si va a fare la pipì generalmente. L'allineamento finale della Chiesa Cattolica al fronte sionista israeliano. Questa è una persona che sa quello che dice. A partire dal 17